Domenica 30 giugno si chiude il torneo Mare e Monti, di cui è stato partner la Juventus Club San Salvo, all'interno del quale è stato celebrato il secondo memorial dedicato a Don Mario Argirò, e tra le altre autorità è presente l'assessore provinciale allo sport Tonino Marcello, per il quale forse starci è anche un atto dovuto per l'amicizia che lo legava a Don Mario. Sì, in effetti c'era profonda amicizia, stima, abbiamo passato dei bei giorni insieme di vacanze, persona eccezionale, va ricordato per tutto quello che ha fatto per la città di San Salvo. Faccio un ringraziamento agli organizzatori, al Juventus Club San Salvo, che come sappiamo Mario Argirò era così legato alla Juventus, sembra che stava anche nel direttivo. Era il presidente onorario, loro sì. Quindi bella cosa, bella manifestazione, e spero che venga ripetuto sempre negli anni. Ringrazio la famiglia per quello che fanno e continuano a fare per il calcio a San Salvo, e la Juventus Club nella persona del presidente Antonio Generoso. Presidente, lei ha avuto Don Mario come presidente onorario del club. Sì, abbiamo avuto negli anni passati Don Mario, ci è stato sempre vicino in tutti i momenti, nei momenti belli e nei momenti brutti. Noi vogliamo ricordarlo, lo vogliamo sempre ricordare, speriamo che l'anno prossimo di continuare questo memorial in modo qualitativo, di portare anche qualche personaggio importante. Ringrazio tutta la famiglia Argirò per la collaborazione e per quello che fa costantemente tutti i giorni dell'anno, che ci sta sempre vicino. Quindi. E che adesso forse è il caso di sentirla, la famiglia Argirò. Ah, ecco, c'è prima l'organizzatore del convegno Mare e Monti. Salve, sono molto contento di aver dato spazio a questa gloriosa famiglia di San Salvo e onorare il signor Argirò. È stata una grandissima manifestazione. E questo grazie anche all'US San Salvo, al presidente Argirò. E non ho parole per la felicità che ho visto negli occhi di tutti quanti, sia dei sansalvesi che per quanto riguarda anche tutte le squadre che venivano da fuori. E un grazie speciale a tutta l'amministrazione di San Salvo e un arrivederci all'anno prossimo. Grazie a voi per averlo organizzato, questo convegno e questo evento. Sentiamo la famiglia adesso? Sì. Mario. Sì, ma anche, no, anche certo, Federico, che forse Federico Beppe è quello che ha ripreso di più dal nonno, non come calcio teorizzato, ma come un calcio pratico, insomma, no, è vero o no? Cioè, tu sei diventato un bel giocatore, un grande giocatore. Quanto ti ha dato il nonno per arrivare a questo livello? Il nonno un sacco, già dai tempi, quando mi parlava della Juve. Io precedentemente ero del Torino, mi ha traviato, diciamo, diventando la Juve, poi mi portava anche le magliette e tutto quanto. E quindi da piccolo in qualche modo ti ha orientato verso questa passione? Sì, sì, infatti cioè, il calcio è la mia passione oramai, anche grazie a lui. Ok, vabbè, allora andiamo in ordine, passiamo a Beppe, che è chiaramente figlio di Don Mario e padre di Federico. Io però, Beppe, di calcio e di sport poi facciamo parlare i vostri eredi, cioè tuo figlio ha già parlato, parlerà il figlio di Niki. Ma insomma, ora è un anno e mezzo che tuo padre ci ha lasciato e manca a tutti, devo dire, a voi chiaramente in modo particolare. Che cosa vi manca di Don Mario? Beh, assolutamente gli insegnamenti che ci ha dato, i principi sani sia a livello di famiglia sia a livello di gestione aziendale, e soprattutto l'amore per lo sport, perché come tutti sapete papà aveva un amore immenso per il calcio, per la Juventus, e per quanto riguarda ovviamente i nipoti ha seguito molto Federico fin dal settore giovanile, e quindi la passione. Io dicevo sempre a Federico scherzando: fai tutti gli sport tranne per il calcio. E lui ha beccato il calcio. E lui ha beccato il calcio, perché io sono un ex pallavolista, però effettivamente il nonno ci ha visto lungo. Senti, Niki, la domanda a te è quella che ho fatto a tuo fratello, insomma, quando ti manca papà? Beh, tantissimo, ma non manca solo a noi figli. A marzo dell'anno scorso siamo stati commossi dalla miliardi di persone che sono intervenute, che
sono venute da ogni parte d'Italia, alcune addirittura dall'estero, però tanta è stata la presenza per un uomo veramente che ha dato tanto, non solo alla sua famiglia, ma credo anche prima a Torino e soprattutto da quando sta qui dal 75 all'Abruzzo intero e a San Salvo in particolare. Un uomo che non ha mai lesinato, un uomo estremamente generoso, un uomo che non aveva vizi, lui non fumava, non beveva alcolici, aveva due passioni, quella della compagnia, quindi di stare in mezzo alle persone, e poi la Juventus l'ha caratterizzato tutta la vita e il calcio in generale, perché mi ricordo che veniva in questo stadio a vedere ogni sorta di partita, dai più piccoli ai più grandi, quindi crediamo che questo memorial vada, sia una cosa che lui terrebbe tantissimo. E il primo anno, dobbiamo dire, l'abbiamo fatto con il club Juventus, che ringraziamo tantissimo, perché papà mancò a marzo e dopo pochi mesi, a giugno, ne organizzammo molto molto in fretta, ma riuscì benissimo con la presenza del giornalista Zuliani. Quest'anno abbiamo voluto farlo agganciandoci alla Mariamonte, una manifestazione nazionale, anche per rendere omaggio, anche andare oltre i confini abruzzesi. Ringraziamo gli organizzatori, perché da ogni parte d'Italia, vedevo dalla Sicilia fino alla Lombardia, vengono da tutta Italia ad apprezzare la nostra città, il nostro impianto sportivo, i nostri alberghi, la nostra ricettività. E quindi ricordiamo papà e non finiremo mai di ricordarlo, perché queste memorie vorremmo che fossero sempre più belli, sempre migliori, anche se con la stretta economica è sempre più difficile fare manifestazioni di questo livello, però non ci perdiamo d'animo e con l'aiuto del Club Juventus credo che andremo avanti ancora per molti anni. Senti, mentre tu parlavi di andare oltre i nostri confini, mi è tornato in mente quel convegno che io ho moderato, a cui hai partecipato tu e Remo Gaspari a Roma, dove Gaspari ti chiese di tuo padre, perché ne era amico, gli era legato, insomma. Sì, sì. Quindi Don Mario non è che era solo una figura nostra di San Salvo, ma aveva rapporti oltre i nostri confini. Aveva altri rapporti, e poi ricordo a tutti che lui venne in Abruzzo a investire i soldi suoi, addirittura col senno del poi, sicuramente sbagliando, non sfruttò neanche le leggi agevolative, la 64 ed altro, perché diceva: io vengo in Abruzzo e voglio fare impresa con i miei soldi. Quindi era un uomo così, non voleva avere debiti nei confronti di nessuno, venne a investire con i soldi suoi e dopo 30 anni possiamo dire, insomma, di avere ancora un'azienda affermata. Ha vinto la sua scommessa. Ha vinto la sua grande scommessa per noi e per il nostro territorio. Mario Argirò, junior, è il figlio di Nichi, e quindi... Tu hai un nome impegnativo. Sì, diciamo. Sì. No, innanzitutto, come aveva detto lei giustamente, mentre Federico è l'interprete pratico dei desideri del nonno, quello teorico, sì, mi limito soltanto a seguire e a tifare la Juve con la stessa passione ovviamente di mio nonno. Grazie a lui ho raccolto... Senti, ma insomma, visto che porti il suo nome, farai il capitano d'industria anche tu. Sì, cioè, beh, un nome impegnativo, però sono onorato di portarlo, certo, quindi in futuro sicuramente farò quello che è nel mio meglio per raccogliere questa eredità in tutti i sensi. Cioè, adesso stai facendo ingegneria, mi pare, o no? No, giurisprudenza. Giurisprudenza. Sì, sì, sì. Sì, c'è anche bisogno di uno che difenda. Ecco. No, vabbè, poi i manager possono essere laureati in qualunque disciplina, perché devono essere ingegneri per forza. Va bene. Grazie, grazie a Don Mario, chiaramente. Grazie. La categoria Puccini 2002 sulla calza del piano. Allora, in questa giornata speciale, invertiamo le parti, siamo orgogliosi di consegnare il nostro gadget ufficiale con la tessera ad hoc al nostro amico Orazio. Grazie per la tua collaborazione, spero che continui. Io non solo continuo, ma sono onorato di essere tra di voi, perché come si sa sono juventino da quando la prima volta, Ginci, avevo 6 anni, nel 71, ha aperto il club Juventus a via Savoia, ho avuto quella tessera e quindi resto bianconero per sempre. Bianconero doc, ricordo. Doc, bianconero. E vi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare quello che voi fate al club, chiaramente noi siamo più impegnati in altri settori, per fortuna ci siete voi che portate avanti questo nostro club doc e questa nostra squadra. Come promesso ci farei compagnia per una trasferta, sì, a Torino. Sì, sì, senza, con la troupe televisiva. Con la troupe televisiva. Va bene. Grazie e forza Juve. Forza Juve. Forza Juve.